Benvenuti amici ascoltatori, siete su Web Live TV, questa è Music Destination e oggi a tenerci compagnia c'è Tecla. Ciao Tecla! Ciao, grazie per essere qui. Allora Tecla, noi partiamo sempre con la famosa domanda per rompere un po' il ghiaccio, ma soprattutto per conoscerci meglio, anche se un po' già ti conosciamo. Chi è Tecla, artista ovviamente, ma anche Tecla di tutti i giorni, noi siamo curiosissimi. Allora, sono una ragazza di Bologna. E ho 30 anni quest'anno, sono appassionata di poesia e musica da quando sono bambina e il sogno più grande è quello di riuscire appunto a portare la mia musica a più orecchie possibili e sono abbastanza amante della natura, dello sport e di tutto quello che è arte e diciamo che questo è il sunto di chi è Tecla e Francesca. Senti, quando è arrivata per te la famosa chiamata, cioè nell'ambito artistico c'è sempre quella luce che a un certo punto ti fa dire no, io da grande farò la musicista. Allora, mi sa che ne avevamo parlato anche per il singolo la scorsa volta, ok? E diciamo che è successo che avevo 12 anni e ho partecipato casualmente, spronata dalla mia famiglia, a un concorso che si chiamava L'Italia che canta. E andò molto bene e da quel momento ho capito che volevo intanto iniziare a studiare canto, quindi rapportarmi in maniera più professionale alla disciplina della musica, ma soprattutto ho capito che era il canale di comunicazione più efficace, che sentivo più coerente con ciò che sono. Tra l'altro, ecco, ho toccato un tasto molto interessante, che è proprio quello della preparazione, no? Cioè, oggi sì, ok, il talento c'è, quello serve sempre, però poi alla fine comunque la preparazione e lo studio è fondamentale, specialmente per chi canta. Ah, secondo me, più che fondamentale, è un po' limitante non averlo, nel senso che io magari ho l'idea di espormi e di esprimermi in maniera efficace senza gli strumenti, quindi avere consapevolezza dell'utilizzo della propria voce non è solo il bel canto, ma è riuscire a ottenere il massimo dalle proprie capacità, cioè è permettere al tuo fisico di seguire esattamente i disegni che fa la tua mente. Almeno per la musica è così. È vero, è verissimo. Senti, come l'altra volta ovviamente non possiamo non citare le piattaforme, no? Ecco, come appena ne ho l'occasione dico sempre che c'è tanta musica oggi, ahimè perché il costo quasi irrisorio di un abbonamento ha fatto sì che molti artisti non vengano presi, come dire, con il giusto peso, no? Mi spiego, quando compravi i dischi una volta centellinavi l'euro, no? La lira all'epoca, quindi le 12 tracce, le 15 tracce le consumavi. Oggi invece con questo dito siamo troppo veloci, non diamo il giusto peso alle note, ecco, passami il termine. Sì, però io sono un po' ribelle e non vedo mai il colpevole nel consumatore finale, mi spiego, ma nel sistema. Cioè, io credo che ad oggi, qualora avessimo anche delle perle rare all'interno del panorama musicale, sarebbero surclassate, nel senso che non è la questione della rapidità, non è la questione della digitalizzazione, è l'anarchia più totale nell'aspetto più che altro del confondere la musica e l'intrattenimento. Io sono un po' polemica e leggere i nomi di Sanremo Giovani, nel quale ci sono più persone che non hanno mai fatto questo nella loro vita e che sono a Sanremo Giovani, fa riflettere su quanto la musica non sia più solamente rapida, ma sia una sfumatura dell'intrattenimento, che secondo me è quella cosa che poi non permette all'ascoltatore di concepire, di avere quella sfregola, si chiama Bologna, di aspettare l'album nuovo. È un sistema, secondo me, che purtroppo si sta corrodendo da un paio di anni, cioè da più di 10 anni ormai, quindi io la vedo in questo modo.
È vero, sono polemico quasi quanto te, perché analizzando anche i Sanremo, il Sanremo quello da grandi, diciamo così, spesso e volentieri tanti artisti che sono lì ci sono per i numeri di follower, no? Proprio per questo motivo. E ahimè, è una grande piaga, perché poi l'arte non si misura con i follower, c'è poco da fare. Certo, certo. Senti, siamo curiosissimi ovviamente di ascoltare il tuo brano, direi di fare una pausa musicale, ci ascoltiamo A volte capita e poi torniamo. L'ho capito, capita una volta sola, non quando lo vuoi tu, ogni cosa arriva e poi se ne va quando la vuoi di più. Stare insieme puoi giocare a fare il mare. Come si fa? Ti vedevo a piedi nudi per le strade. A volte capita come schiuma e quando arriva l'onda è già finita. Roma, Napoli, Pancona, io resto tua amica. Mi chiedi ancora perché sono ritornata qua. Colpa di quella foto in camera. Non è per dispetto, non te l'avevo detto, non sono facile ma nemmeno tu. Su Web Live TV Music Destination siamo con te, che l'abbiamo appena ascoltato, A volte capita, il tuo nuovo singolo, se non sbaglio in radio dal 17 novembre, quindi come dire fresco fresco. Parlaci un po' di questo brano. A volte capita è proprio una brezza fresca, come l'hai definita tu con il termine fresco. È nata a Lanzarote, è un brano che parla di tutte quelle occasioni e di quegli incontri che nascono casualmente e finiscono nello stesso modo, con estrema rapidità e senza che noi ce l'aspettiamo, ma ci invitano a guardare la magia dell'incontro, quindi qual era il fine, lo scopo ultimo di questo incontro. A volte capita, lo dice il titolo stesso, bisogna rimanere con le antenne in alto, e non dico sperare, però non chiudere le prospettive a quelle che sono le occasioni che possono arrivare, che siano rapide o intense, più leggere, insomma, a volte capita, racconta questo, racconta una storia che penso che tutti noi abbiamo vissuto, chi più chi meno, che da cui ci si aspetta tanto e che lascia tanto, ma non quel tanto che volevamo noi. Che poi, ecco, a volte capita è una di quelle frasi che è molto neutra, cioè nel senso può essere estremamente negativa o estremamente positiva, cioè non c'è una via di mezzo, cioè la possiamo usare in tutti i modi possibili, e sia nel negativo che nel positivo spesso e volentieri ci capita di dire proprio a volte capita. Io la definisco pacifica, è pacifica. Nel momento in cui c'è qualcosa di brutto e tu mi dici a volte capita, è rassegnata. Nel momento in cui c'è qualcosa di splendido e mi dici a volte capita, è ben speranzosa, quindi mi sembra una parola pacifica, cioè mi sembrano un insieme di parole pacifiche, un po' confortevoli. Sì, è vero, è vero, è verissimo. E senti, com'è il tuo modo di scrivere? Sei più, diciamo così, da illuminazione divina o più ponderata? Ecco, pure tavolino.
Allora, no, tavolino non fa parte del mio essere, nel senso che partiamo dal presupposto che io sono una persona che scrive molto di getto, ma poi prima di elaborare, cioè non tutti i getti sono buoni, quindi prima di elaborare un concetto e una canzone, io amo un sacco le contaminazioni, quindi spesso e volentieri, prima ancora di andare a chiedere ai miei collaboratori dei feedback, rimetto mano più volte ai concetti, ma tendenzialmente in momenti anche più disparati della giornata mi vengono i concetti che voglio esprimere, li imprimo su una nota, su un pezzo di carta, è capitato su dei tovaglioli, insomma in base a dove mi trovo cerco di fermare la riflessione e da quella riflessione poi con maggior tempo e tranquillità mi ci metto sopra. Magari appunto anche andando a coinvolgere tutte quelle persone che nel retroscena lavorano insieme a me. Senti, una cosa molto interessante, ecco, della, come dicevamo prima, c'è sempre del positivo, ovviamente, delle piattaforme hanno fatto sì che non si faccia più caso al genere musicale, non solo, si sono aperte tante collaborazioni, no? Una volta l'artista italiano era molto ristretto nel suo essere artista, no? Oggi invece lo vediamo anche con i giovanissimi, le collaborazioni fioccano, e questa è una cosa molto positiva, almeno dal mio punto di vista. Io adoro, nel senso che noi siamo, a livello proprio di nazione, un po' quelli che ci arrivano dopo, cioè siamo i primi a far nascere cose splendide, ma a darle il giusto peso ci arriviamo sempre un pelo dopo, come possiamo vedere anche con il fenomeno Maneskin, che io ammiro molto. Prima di riuscirgli a dare il giusto valore abbiamo dovuto vedere l'estero dare il valore ai Maneskin, di conseguenza poi li abbiamo portati a quello che noi... Ho un gatto che si va a intrufolare, è quello che noi riteniamo il piedistallo italiano. Però ecco, vedere che rispetto a anni fa c'è molta più apertura in quello che è il mondo musicale inglese, spagnolo e le collaborazioni italiane, a me mi riempie molto il cuore, nel senso che diciamo che dagli albori si parla anche di musica. C'erano un sacco di influenze che venivano captate e prese dalla musica italiana, quindi è bellissima questa cosa, questa è una cosa che ammiro molto. È vero, è verissimo. Tra l'altro, ecco, colgo l'occasione per dire che attualmente i Maneskin sono quell'esempio ai miei tempi, cioè ancora oggi che sono, diciamo, sul tetto del mondo, cioè, ci sono molti detrattori del famoso ma ai miei tempi il rock, ai miei tempi, cioè ne parlavamo qualche giorno fa, ci sarà sempre questo cambio generazionale in cui diranno i cantanti dei miei tempi, cioè ovviamente ogni epoca ha la sua caratteristica e dobbiamo assolutamente cavalcarla sotto ogni punto di vista. Esatto. Ci sta, ci sta. Senti, Tecla, siamo quasi alla fine della nostra piacevolissima chiacchierata. Le ultime due domande di rito. Nel tuo cassetto, in preparazione, in lievitazione, che c'è? Allora, tutte le volte, il nuovo brano, che è uscito giusto la settimana scorsa, venerdì 15 dicembre, e inizierà appunto la sua rotazione radiofonica questo venerdì, è già pronto, domenica uscirà il nuovo video, tutte le volte ha un altro sapore che vi inviterò ad ascoltare prestissimo. Noi siamo già molto molto curiosi. Senti, invece per i nostri amici ascoltatori che vogliono seguirti, ma soprattutto ascoltarti, come e dove ti trovano? Mi trovate ovunque, perché sono onnipresente, e soprattutto sui social come Tecla Bless, quindi Instagram, Facebook, Threads, adesso siamo sbarcati anche lì, e il mio sito internet www.teclabless.it, nel quale avete tutti i link utili e anche contenuti che lo potete trovare appunto sui social. E quindi, cari amici ascoltatori, avete tutti i riferimenti per seguire Tecla, fatelo, perché come diciamo a Roma è gagliarda e tosta, quindi ascoltate la sua musica e condividete il suo lavoro. Tecla, grazie per averci fatto compagnia. Grazie a voi, grazie di tutto alla regia. Sì.